Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Tanti di voi non posseggono un banco da falegname, quindi quando dobbiamo andare a bloccare un pezzo in verticale abbiamo molte molte difficoltà. Quindi io ho visto su internet un progettino, mi è piaciuto e ho deciso di andarvi a spiegare la realizzazione. È un progetto molto molto semplice, che però vi permetterà di bloccare dei pezzi in verticale per lavorare con scalpello, martello o anche con una semplice fresatrice. Quindi io direi non perdere altro tempo. Un saluto a tutti i nuovi abbonati, un saluto a tutti i buoni, ai nuovi iscritti. Andiamo a vedere il video di oggi. Sigla. Parlando di questo problema qua, io ovviamente ho un banco da falegname, ma se non avessi il banco da falegname, come lo fisso un pezzo qua, ragazzi? Non ho nessuna possibilità di fissarlo, a meno che non metto una morsa, ma sarebbe di cima a fondo del banco, ma sarebbe scomodo. Ora andiamo a vedere come realizzare questo progetto. I materiali migliori per realizzare questo progetto sono multistrato, legno massello, possibilmente se usate abete cercate di non avere grossi nodi. Legno massello, oppure io utilizzerò del semplice listellare, in questo caso rivestito MDF da 25. Va bene anche questo materiale qua. Ma ora io direi di partire e iniziare a capire la lavorazione per eseguire questo tipo di bloccaggio. Il tutto parte da due morse, ragazzi. Ovviamente non prendiamole troppo lunghe perché non servono a niente e soprattutto possibilmente due morse uguali, vuol dire stesso tipo di morsa, ok? Per evitare che poi una entri e l'altra non entri. Usiamo due morse da 20-25 cm della stessa misura. La mia dima sarà lunga 1 metro, ok? Poi potete farla più lunga, più corta. Questa dima, tutti i pezzi che taglieremo saranno lunghi 1 metro. Prima cosa da andare a vedere è dalla misura esterna massima della mia morsa alla misura interna, dove poi andrò a stringere il mio pezzo. Quindi cosa facciamo? Noi prendiamo un tacchettino, ci misuriamo la misura totale della nostra morsa, che in questo, nel mio caso, è 3 centimetri, e andiamo a tagliare due strisce da 3 centimetri e mezzo lunghe, ovviamente 1 metro. Sempre lunga 1 metro, poi tagliamo una striscia larga 12 centimetri. Alla fine i due pezzi da 3,5 sono più alti rispetto al piattino della mia morsa di circa mezzo centimetro. Adesso prendiamo la nostra morsa, ragazzi, misuriamo la larghezza della nostra piattina, abbiamo 2,5. Quindi ora cosa facciamo noi? Questo è un pezzo che sarà una semplice dima, andiamo a tagliare un pezzo da 3 centimetri che ci permetterà di tenere a distanza le due fascette in modo che la mia morsa possa entrare comodamente, vedete? E andiamo a fissarli. Il primo lo fissiamo a filo esterno da un lato, poi mettiamo la nostra dima, teniamo a scontro e andiamo a bloccare l'altro in modo e maniera che in mezzo mi rimanga lo stesso spazio da tutte le parti. Ovviamente da una parte spunterà un po' il listellare, poi andremo a vedere a cosa serve. Per fissarlo andiamo a fare dei fori ogni circa 20 centimetri, daremo delle viti con una riga di colla.
Posizioniamo la dima. Mettiamo l'altro listello. Prendiamo il centro e andiamo a fare la stessa lavorazione, tiriamo la riga e diamo di nuovo le viti a bloccare l'altro listello. Arrivati a questo punto, ragazzi, prendiamo la larghezza, lo spessore del gambo della nostra morsa, quindi qua abbiamo circa 5 mm, noi calcoliamo un centimetro. Prendiamo la larghezza totale massima da esterno a esterno, è 82 meno un centimetro fa 72, il 72 lo dividiamo per 2, fa 2 listelli da 36 mm di larghezza. Andiamo e tagliamo 2 listelli da 36 mm per 1 metro. Una volta tagliati e forati come abbiamo fatto con la parte inferiore, li andiamo, li incolliamo e li avvitiamo dal di sopra. Sul bordo, ragazzi, facciamo tre fori per il fissaggio e lo fissiamo sul nostro ipotetico banchetto. Infiliamo le nostre morse. E siamo pronti per andare a bloccare i nostri pezzi. Ecco fatto, ragazzi, abbiamo fatto un'ottima morsa per bloccare i nostri pezzi e per poter lavorare con qualsiasi tipo di macchinetta, scalpello e via dicendo. Quindi anche questo video giunge al termine, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi. È un progetto già visto, io ho fatto altro solo che perfezionarlo appena appena e spiegarvelo. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Diego. Ciao!